Allora, io mi chiamo Enrico Vegetti, lavoro all'Unione di Comuni Valle del Samoggia e mi occupo di servizi associati e nell'ultimo paio di anni anche del progetto europeo Enescom, che è un progetto in materia di risparmio energetico. L'Unione di Comuni, allora, partiamo da una breve premessa, cioè perché nasce l'Unione di Comuni? L'Unione di Comuni nasce nel 2009 a seguito della riforma nazionale delle comunità montane, e in particolar modo della legge regionale 10 del 2008, che poi è andata a riformare tutto l'assetto istituzionale della regione Emilia-Romagna, creando quindi gli ambiti ottimali per la creazione di unioni di comuni, il mantenimento delle comunità montane che avevano i presupposti per rimanere tali, eccetera. Quindi l'Unione di Comuni nasce, Valle del Samoggia nasce per questo motivo su volontà dei comuni, cioè non è un ente che esiste per legge, è un ente che esiste se i comuni che ne fanno parte vogliono che esista, con un atto costitutivo, un proprio statuto. Quali sono gli obiettivi, anzi quali sono i comuni che adesso fanno parte della nostra unione? Sono sei, sono Bazzano, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno e Crespellano. Quali sono gli obiettivi dell'Unione di Comuni? Gli obiettivi sono in sostanza mettere in rete, potremmo dire, competenze e risorse per ottimizzare sia le competenze che le risorse. Vorrei sgombrare un campo da quello che secondo me è cioè vorrei superare come posso dire, un equivoco che sento ripetere spesso. L'Unione dei Comuni non è detto che debba necessariamente far risparmiare i comuni che ne fanno parte, cioè io posso anche spendere 10 euro ma avere un servizio potenzialmente con una strumentazione, con delle potenzialità molto migliori che però a me singolo comune invece che di 10 euro me ne costerebbe 100. Questa è un'ottimizzazione di risorse, cioè io non spendo meno, magari spendo 10 euro in più ma ho delle strumentazioni all'avanguardia. Ho un personale formato in modo appropriato e ho delle potenzialità di crescita che rimanendo un singolo comune magari non avrei. Ad oggi servizi in unione, quindi l'unione nasce per svolgere insieme in sostanza dei servizi. Ad oggi servizi in unione sono la Polizia Municipale, che però riguarda 5 comuni su 6 perché il comune di Monte San Pietro non ne fa parte, l'Ufficio Personale Associato, il servizio informatico e statistico associato, l'ufficio personale l'ho già detto, mi sa, il trasporto scolastico e la convenzione, diciamo, cosiddetta di sviluppo, di turismo, sviluppo e progetti europei, che è una convenzione che si attiva, come nel caso del progetto che ho citato prima di Enescom, solo tramite singoli progetti, cioè non è una funzione che l'Unione svolge stabilmente, si attiva ogni volta che c'è un progetto da porre in essere. Da gennaio 2013 partirà probabilmente il nuovo ufficio tributi associato, poi mi sono dimenticato anche uno dei servizi più importanti che è lo sportello unico delle attività produttive. Oltre a questo l'Unione gestisce anche della vecchia comunità montana ancora le funzioni di forestazione e di vincolo idrogeologico, perché nel momento in cui è stata costituita la Regione, con la legge regionale 10 del 2008, anzi con decreto poi del Presidente che ha costituito l'Unione, ha deciso di mantenere in capo all'Unione stessa le vecchie funzioni di forestazione e vincolo che erano precedentemente della Comunità Montana, perché avendo già il personale ha ritenuto opportuno che continuasse a svolgere l'Unione. L'attività ce l'avete detto, ce l'hai detto, cioè mantengono, creano servizi associati, chi c'è, l'hai detto, avete detto tutto quanto. Se vuoi dirci, adesso mi sono in dubbio, dato che c'è anche Monte San Pietro all'interno dell'Unione dei Sì. Comuni, nel caso si crei il comune unico dove non c'è Monte San Pietro, l'Unione dei Comuni, se mai venisse meno. Allora, stando a quello che c'è scritto nello studio, l'Unione di, almeno a quello che ricordo di aver letto io, l'Unione di Comuni, cioè, continuando a interessare solo i 5 comuni più il comune di Monte San Pietro, verrebbe meno, quindi i servizi eventuali associati continuerebbero a essere gestiti, cioè il comune nuovo composto dai 5 vecchi comuni avrebbe i suoi servizi che oggi sono, molti dei quali sono quelli svolti in Unione, come appunto l'ufficio personale, la polizia municipale, il SUAP, eccetera, e il comune di Monte San Pietro potrebbe continuare, se lo ritiene, a usufruirne tramite una convenzione.
fa una convenzione, il comune a cui vengono imputati una parte dei costi del servizio, continua, per esempio, penso, primo che mi viene in mente l'informatica, mi viene difficile pensare che un comune rinunci al servizio informatico associato, insomma. Quindi, che magari l'unione dei comuni verrebbe meno, ma in convenzione con il nuovo comune di ci sarebbe, chiamiamolo comune di Samoggia, Val Samoggia, adesso non so quale nome, se il referendum andrà nel senso, diciamo, buon fine, nel senso auspicato da chi ha proposto la fusione, e se verrà, mettiamo il comune di Samoggia, adesso non so quale nome verrà scelto, ci sarà una convenzione per esempio tra il comune di Samoggia e il comune di Monte San Pietro, tramite il quale il comune di Monte San Pietro usufruirà del servizio associato informatico, del servizio non più associato ma informatico, del nuovo comune, che sarà associato magari con il comune solo di Monte San Pietro, insomma. Stessa cosa per esempio penso all'ufficio personale, la sua polizia municipale no, perché il comune di Monte San Pietro già non ne fa parte, quindi poi lì, dopo sono scelte poi ovviamente delle amministrazioni che ne fanno parte, però tramite convenzione è uno strumento che è disciplinato dal testo unico degli enti locali. È una specie di contratto tra due comuni che si mettono insieme, disciplinano i costi, l'oggetto della convenzione, il personale che deve svolgere un servizio, eccetera. Perfetto. Assessore Punta Montana, c'era qualcosa riguardo? Assessore Punta Montana con i comuni? Sì, non più che altro se puoi risponderci, ma l'ex comunità montana quando è diventata una dei comuni ha cambiato la sua natura? Cioè, allora c'è stata una differenza fondamentale tra la vecchia comunità montana, sono diverse differenze, le più evidenti sono che la comunità montana è un ente che esisteva, diciamo, per legge in sostanza, poi svolgeva anche le funzioni di unione di comuni. Sempre sulla base di convenzioni che si potevano mettere in atto per svolgere delle funzioni sociali, però era un ente con una sua struttura, un suo statuto, una sua personalità giuridica per legge. L'unione di comuni non esiste per legge, ha una sua personalità giuridica, un suo presidente, una sua giunta che è composta da tutti i sindaci dei comuni che ne fanno parte, cioè oggi a differenza della vecchia comunità montana per esempio in giunta ci può stare solo un sindaco del comune che fa parte dell'unione, mentre nella vecchia comunità montana ci poteva stare anche un assessore esterno, faccio un esempio. E questo comporta anche un risparmio di costi, perché i sindaci che fanno parte anche della giunta dell'unione non percepiscono una doppia indennità, ne prendono una sola, cioè nel senso prendono quella di sindaco o quella di assessore dell'unione, e quindi questo è. Poi la legge regionale, la 10 del 2008, quella che ha riformato poi sulla base della quale è nata l'Unione dei Comuni, ha messo dei paletti abbastanza stringenti sulla concessione dei contributi, cioè per esempio prima con la vecchia comunità montana si poteva delegare una funzione, un servizio all'Unione, anzi alla comunità montana in quel caso, pur rimanendo alcune parti di questo servizio in capo al vecchio comune. Invece la Regione ha detto, secondo una logica comprensibile, ha detto che se delle funzioni e dei servizi vengono conferiti, delegati all'Unione dei Comuni, il conferimento deve essere integrale, quindi tutto quello che tramite una convenzione i comuni delegano o conferiscono all'Unione dei Comuni non può più rimanere in capo ai comuni, quindi oggi nei comuni non c'è nessuno che si occupa di personale, salvo ovviamente l'accordo con l'ufficio centrale dell'Unione. Oggi l'Unione dei Comuni non c'è nessuno che nei comuni non c'è nessuno che si occupa di polizia municipale e via via non c'è nessuno che si occupa di informatica, salvo ovviamente l'accordo con l'ufficio per eventuali esigenze, però diciamo che c'è un conferimento integrale di funzioni e quando si chiedono i contributi alla Regione questo conferimento integrale viene richiesto e deve essere dimostrato, compreso il trasferimento di personale per esempio. Cioè il personale della Polizia Municipale per esempio è stato tutto trasferito dai comuni all'Unione dei Comuni. Quindi, oggi i vigili non sono dipendenti dei comuni come una volta, comandati in comunità montana, sono dipendenti dell'Unione dei Comuni.